Amici del calcio femminile, ben ritrovati sul canale dedicato a voi. Abbiamo dedicato un intero segmento al passaggio davvero epocale di Tabitha Chawinga dal Paris Saint-Germain all'Olympique Lione, perché si tratta di un trasferimento talmente importante, talmente significativo, talmente unico nel suo genere che andava sottolineato, andava, non dico spiegato perché non abbiamo la presunzione di spiegare niente a nessuno, però indubbiamente era un passaggio davvero epocale. Qualcuno l'ha definito il passaggio del secolo, forse è esagerato, però il calciomercato è sempre stato scandito da trasferimenti che alzavano continuamente l'asticella. Io che ho una certa età faccio parte di una generazione un po' agée, per esempio ricordo il primo passaggio del signor 2 miliardi che fu Beppe Savoldi, che era un attaccante anni 70 che giocava nel Bologna e passò al Napoli per una cifra da record, ma poi da lì ci furono altri passaggi altrettanto importanti e ogni volta questa cifra si alzava. Indubbiamente il trasferimento di Tabitha Chawinga dal Paris Saint-Germain all'Olympique Lione è il trasferimento che per tanti aspetti, anche dal punto di vista politico e sociale, per quello che l'Olympique Lyonnaise sta cercando di dimostrare con la propria nuova dirigenza, cambia completamente gli equilibri del calcio al femminile, non solo in Francia ma in Europa. Ok. Chiudiamo questa parentesi di Tabitha Chawinga perché vedo che stanno continuando ad arrivare le vostre curiosità e le vostre domande. Adesso vedremo che cosa succederà in campo con un attaccante che è potenzialmente una fuoriclasse, un crack di livello assoluto. Ma andiamo a vedere quello che sta succedendo anche in altri paesi, perché se da una parte, e ne parleremo con un contenuto ad hoc, ci sono formazioni che hanno la possibilità di spendere letteralmente quello che vogliono, l'Olympique è una di queste, ci sono anche informazioni che sono invece costrette a ridimensionare quello che è il loro progetto. Avremo modo di spiegarlo molto più dettagliatamente con un contenuto che abbiamo preparato. Tra queste c'è il Manchester United che si trova in una fase un po' delicata dal punto di vista finanziario, ma forse anche di pensiero. Ci sono società che magari a un certo punto decidono di concentrarsi su una divisione, magari maschile, magari giovanile, piuttosto che su quella femminile, e quindi tutti i talenti del Manchester United in queste ultime ore stanno lasciando la casa delle Red Devils per andare altrove. Se il passaggio di Tabitha Chawinga è epocale, altrettanto clamoroso è quello di Mary Earps, perché Mary Earps è il portiere più forte del mondo, perché è una delle giocatrici più amate in Inghilterra, perché ha vinto il titolo europeo con l'Inghilterra, perché i tifosi del Manchester United se la sono presa a morte per il modo in cui alcune delle giocatrici della loro squadra stanno lasciando il club. Mary Earps lascia il Manchester United senza che lo United ci guadagni nemmeno un euro. Il contratto di Mary Earps non è stato rinnovato, il Manchester per la verità forse non c'ha nemmeno provato a rinnovarlo e il portiere più forte del mondo passa al Paris Saint-Germain. E dunque ecco qui che l'asse del mercato si sposta di nuovo verso la Francia. Da una parte il Lione che acquista Chawinga, dall'altra il Paris Saint-Germain che acquista il portiere più importante, che diventerà anche il portiere più pagato nella storia del calcio femminile, il portiere più pagato di sempre. Si parla di un contratto tra i 500 e i 600 mila euro all'anno. Attenzione perché Mary Earps, come detto, è passata free agent, dunque a contratto scaduto, lo United, come detto, non vedrà una sterlina di questo passaggio. L'altra squadra di Manchester, invece il City, è particolarmente attiva e sta lavorando molto. Ha appena siglato un accordo a parametro zero con la giapponese Risa Shimizu, una delle colonne della nazionale nipponica, che è arrivata a zero dal West Ham, ma il City ha un altro obiettivo ancora più ambizioso. Questo obiettivo si chiama Vivian Miedema. Miedema, come noto, ha lasciato l'Arsenal. È una di quelle giocatrici che apre il cuore, perlomeno per chi vi parla. Io confesso sono un po' innamorato di lei dal punto di vista non soltanto sportivo e tecnico, è una giocatrice che adoro vedere giocare, anche perché portava la maglia della mia squadra, l'Arsenal, la squadra per la quale io faccio il tifo da sempre. Vivienne ha lasciato l'Arsenal a parametro zero. L'Arsenal, devo dire la verità, ha subito piazzato un paio di colpi molto importanti, ma
Vivien Miedema sul mercato diventa un'altra scheggia impazzita, diventa un'altra potenziale bomba di mercato. Il City in questo momento sembra essere in pole position per annunciare il suo contratto. Attenzione, perché l'altra squadra estremamente interessata a Vivien Miedema è l'Olympique Lione, dove Miedema ritroverebbe John Montemurro, che già l'aveva allenata all'Arsenal e che avrebbe voluto portarla alla Juventus, ma era un'operazione finanziariamente davvero impossibile per il nostro campionato, persino per la società bianconera. Sempre in Inghilterra, attenzione, un altro passaggio importante è quello che porta Olivia Smith, attaccante canadese di una certa importanza, sotto contratto con il Liverpool. Parliamo un pochino di notizie che pochi vi daranno, noi ve le diamo in pillole. La prima: tra tante giocatrici che rinnovano, tante giocatrici che lasceranno la propria squadra per accasarsi con un trasferimento in un altro club, ce n'è una che ci sta particolarmente a cuore, perché è stata un simbolo silenzioso del calcio femminile, in modo particolare in un paese dove il calcio femminile ha fatto molta fatica ad imporsi. Parlo del Portogallo. Questa ragazza si chiama Silvia Rebelo, ha fatto la storia del Benfica, è una delle giocatrici forse più rappresentative in assoluto a livello europeo del Benfica, una squadra che comunque è arrivata a giocarsi ad alto livello anche alcuni scampoli di Champions League. Ebbene, Silvia Rebelo ha deciso di lasciare il calcio. Lo ha fatto, non possiamo dire col sorriso, perché l'abbiamo vista piangere tanto. Diventerà una dirigente, pare non un'allenatrice ma una vera e propria dirigente, e il suo lavoro probabilmente sarà quello di mentore, un ruolo che nel calcio femminile è fondamentale, ovvero prendere delle ragazze giovani e affiancarle non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista umano, aiutarle, perché quando queste ragazze diventano grandi prima del tempo, a 16-17 anni, firmando dei contratti professionisti, da professionisti, bisogna avere la persona giusta che ti dice le cose giuste, che ti spiega le cose giuste, e avere una ex giocatrice che ha vissuto questa stessa esperienza prima di te è molto importante. Silvia Rebelo è veramente un bellissimo personaggio, lascia il calcio e ci dispiace, ma avrà un ruolo sicuramente molto molto importante, da mentore o, come dice qualcuno, da tutor. Per quanto riguarda invece altre vecchie conoscenze del nostro campionato, ci sono tre passaggi importanti. Camila Dubkova, l'abbiamo detto proprio nel nostro ultimo video, ha lasciato il Milan, una stagione non brillantissima la sua, ma aveva grandi potenzialità, grandi possibilità di mercato, e forse aveva già un accordo in tasca che è stato immediatamente siglato e presentato. Camila giocherà in Austria con il St. Pölten, formazione che ormai è abitudinaria della Champions League e che le nostre squadre peraltro hanno già incrociato in un paio di occasioni. Un'altra vecchia conoscenza, il portiere della Roma, Korpela, che ha appena lasciato la formazione giallorossa, si è accasata alle campionesse svizzere del Servette, contratto di un anno. Il Servette è una squadra interessante, intanto perché ha delle ottime potenzialità economiche e sta acquistando bene, e poi perché ha un bel settore giovanile. Servette, che è formazione che sta cercando di fare il salto di qualità non solo in Svizzera ma soprattutto a livello europeo, ovviamente in Champions League. Un'altra nostra vecchia conoscenza, Giulia Grosso. Giulia Grosso ha lasciato la Juventus, come sappiamo, avevamo raccontato la vicenda, la sensazione era che stesse cercando un impegno vicino a casa, più vicino al Canada, e ha trovato casa negli Stati Uniti. L'annuncio proprio di poche ore fa, ha firmato un contratto con il Chicago Red Star. Andiamo in un altro paese, in Spagna. Il Barcellona, come abbiamo detto, si è mosso con un certo ritardo, ha annunciato il suo nuovo allenatore Pere Romeu. La sensazione è che il Barcellona non abbia il desiderio di spendere una gran quantità di soldi in acquisti imponenti come quello di Tabitha Chawinga, per fare il primo esempio che abbiamo citato, però il Barcellona ha comunque piazzato il più importante acquisto di sempre nella storia del club.
Va detto che il Barcellona molto spesso di acquistare non ha nemmeno bisogno, perché le fuoriclasse più importanti se le è prodotte in casa. È il caso di Aitana Bonmatí, è il caso ovviamente di Alexia Putellas. Stavolta invece la fuoriclasse l'ha comprata ed è Kika Nazaret, che arriva al Barcellona. La cifra pare essere più vicina ai 600.000 che ai 500.000 euro. È un investimento molto importante per il Barcellona, che così tanti soldi per il cartellino di una giocatrice per la verità forse non li aveva nemmeno mai spesi. Kika Nazaret risolverà molti problemi, ammesso che il Barcellona avesse problemi davanti, creando un dualismo che potrebbe anche diventare interessante da vedere con Salma Paraluelo. Intanto il Barcellona ha ufficialmente dato l'ultimo saluto a Mariona Caldentei, che, ed è notizia proprio di poche ore fa, ha firmato con l'Arsenal. Mariona Caldentei, giocatrice che aveva esordito nel Barcellona già addirittura 15-16 anni, lascia la Liga, lascia le campionesse d'Europa e va all'Arsenal, che in Mariona Caldentei individua il futuro e il dopo Miedema. Tra gli altri passaggi in Spagna, meno clamorosi ma degni di nota, è quello di Vera Martinez Viota, che lascia dopo 6 anni l'Alavés e andrà a vestire la maglia del Deportivo Abanca La Coruña, appena neopromosso nella Liga, nel massimo campionato. Due firme importanti per il Real Madrid, che dopo aver lasciato partire Ivan Andrés, che si è accasata all'Inter in Italia, ha messo sotto contratto Filippa Angeldal e soprattutto Alba Redondo. Alba Redondo è una giocatrice che aveva un discreto mercato in Spagna, giocava nel Levante, formazione che ha sfiorato le coppe europee, e dall'anno prossimo la vedremo al Real. In Francia abbiamo detto molto a proposito di questo trasferimento di Tabitha Chawinga. Vi ho raccontato tra virgolette quadretto al momento della presentazione di Chawinga, con Michelle Kang, la grande proprietaria, la multimiliardaria, la grande investitrice, la grande finanziatrice del supermercato dell'Olympique Lyon, e a fianco a Michelle Kang c'era un personaggio che, vi ripeto anche in questo video, così impariamo a fare la conoscenza anche sua, è Markel Zubizarreta. Markel Zubizarreta è il braccio destro e in qualche caso anche il sinistro di Michelle Kang, è un uomo che fa mercato, che organizza, che realizza grandi progetti. Kang l'ha voluto come consulente non soltanto a Lione ma in tutte le altre società che la vedono finanziare. Il suo ruolo centrale sarà sicuramente all'Olympique Lione. La firma di Tabitha Chawinga è il suo primo capitolo, è il suo primo piccolo capolavoro. Tuttavia adesso Zubizarreta si trova di fronte a un bel problema da risolvere, e probabilmente la seconda cosa che Michel Kang gli sta chiedendo è quella non di portare una giocatrice, ma di non farla partire. Questa giocatrice è Delphine Cascarino. Cascarino ha il contratto scaduto con l'Olympique Lione, il contratto è scaduto il 30 giugno, è al centro del mercato. Nel frattempo però sono cambiate un po' di cose a Lione, è arrivato Montemurro, che ci risulta vorrebbe Delphine Cascarino in squadra. Nel frattempo si sono mossi alcuni interessi di mercato. È vero, Delphine Cascarino ha un'offerta molto importante sia del Paris Saint-Germain sia del Chelsea. In modo particolare il Chelsea vorrebbe regalarla alla nuova allenatrice, Sonia Bonpastor, che arriva proprio dal Lione. Il fatto che non ci sia stata ancora nessuna firma fa pensare, e in questo momento il mandato che ha Zubizarreta è proprio quello di parlare con Delphine Cascarino e vedere se ci sono le possibilità per evitare il suo trasferimento, per evitare la sua partenza oltretutto a parametro zero. Peggio ovviamente se dovesse andare al Paris Saint-Germain, ma anche se dovesse andare al Chelsea, per il Lione sarebbe una grossa perdita. Sono due in questo momento i cartellini in uscita del Lione. Uno è praticamente bruciato, è quello di Grijnbok, che da diverse settimane ha fatto capire di essere ormai sulla strada verso Parigi, ma con Delphine Cascarino forse Zubizarreta e Michel Kang possono ancora trovare degli argomenti per convincerla a restare e a proseguire il suo stint nell'Olimpiade.
dell'Olympique. Ci sono poi altri passaggi piuttosto interessanti, uno in modo particolare è quello di Faustin Robert, che ha lasciato il Fleury, squadra finalista di Coppa, ha lasciato il Montpellier per accasarsi al Fleury, squadra, come detto, finalista di Coppa. 9 gol al Montpellier per Faustin Robert, e poi due passaggi importanti del Paris Saint-Germain in uscita. Il primo, Marie Mulot, attraversa la Senna e dal Paris Saint-Germain passa al Paris Football Club, altra formazione che ha fatto piuttosto bene e che sta crescendo anche a livello europeo. Annunciato anche l'addio, la partenza di Nicole Payne, che andrà a giocare invece non in Europa, negli Stati Uniti, vestirà la maglia delle Portland Thorns. Ancora qualche annotazione. In Germania la stagione praticamente sta già cominciando, alcune squadre si stanno già ritrovando, in modo particolare il Bayern Monaco ha accolto quelle che sono state le prime due tesserate significative del mercato di quest'anno, una è Lana Oberdorf, l'altra è Mamutinovic, molte foto con le due ragazze che stanno eseguendo gli esercizi di delle visite mediche. Il Bayern inizierà a lavorare a breve, sta già lavorando per la verità con alcune ragazze del settore giovanile, con alcune ragazze della categoria riserve, nel frattempo però ha già iniziato a lavorare anche il Wolfsburg che ha annunciato due firme molto importanti. La prima è quella di Kielland, giocatrice che ha lasciato le campionesse norvegesi del Brandy Bergen. La seconda è quella di Ari Arias, che invece si è separata dal Barcellona, dove, nonostante il suo talento, Ari ha soltanto 20 anni, aveva la strada ovviamente chiusa da tutti gli arrivi e anche dalla straordinaria qualità delle giocatrici che sono rimaste in Blaugrana, e dunque andrà a giocare al Wolfsburg, dove si gioca una fetta importante di carriera, perché potrebbe essere la sua prima grande scommessa in una squadra che ha sempre fatto molto bene a tutti i livelli. Attenzione, perché al Wolfsburg abbiamo rivisto in ritiro una giocatrice che ci sta molto a cuore, perché ha avuto un infortunio devastante che l'ha vista praticamente sacrificare quasi tutto il campionato appena trascorso. Si tratta di Rebecca Blomqvist, che ha risposto all'appello, ha iniziato le sue visite mediche e sta iniziando a lavorare, e la sua stagione di rilancio è già cominciata. Tra gli altri passaggi minori in Germania, quello di Caroline Kerrer, che accede al Bayer Leverkusen, un'attaccante americana di una discreta esperienza e di una certa qualità, giocava in Portogallo, nel Braga. Altro passaggio importante è quello di Emily Berhardt, che è il primo grande acquisto del Turbin Potsdam, formazione che, lo ricordiamo, quest'anno ha conquistato la promozione nella Bundesliga 1 e dunque sta festeggiando il suo ritorno nel massimo campionato. Gli appunti sono finiti, direi, ma di cose ne ho dette parecchie, spero di non avervi annoiato. Ci ritroviamo nel corso dei prossimi giorni. Il dramma di queste notizie di mercato, poso i fogli, il dramma di queste notizie di mercato è che quando registri il video e ci vuole un po' di tempo tecnico per montarlo, per editarlo, per caricarlo, e una volta che l'hai caricato hai il terrore di aprire qualsiasi pagina ufficiale che ti dia dei trasferimenti che sono stati così improvvisi da non riuscire nemmeno a prendere nota. Lo ribadiamo, tenere testa a tutte le voci di mercato è praticamente impossibile, noi continuiamo a privilegiare le ufficialità. Se questo servizio vi piace, e vi ringraziamo dell'attenzione che ci dedicate, iscrivetevi al nostro canale.